Cari servi di leggi che non esistono, care capre, pecore umiliate e convinte che è bello obbedire a cose assurde, questo vi ha portato alla vita di merda che fate. Eccomi finalmente a casa a farmi la barba con la schiuma da barba. Ed ecco gli elementi, ecco, questo è la schiuma da barba, come vedete. Tra l'altro rientra, vedo, nei 100 millilitri, che sono quelli prescritti dai regolamenti che piacciono tanto a quelli che polemizzano con me perché amano essere umiliati. Ecco, allora 100 millilitri, quindi hanno portato via una cosa come questa, che sta in un recipiente, in un contenitore, un sacchetto richiudibile, ed è richiudibile, lo vedete qui, delle dimensioni di 20x18. In realtà questo è di 24, quindi forse dovevano mettersi anche questo qua e portarselo via. Ma quello che non si capisce è perché lo debba accettare come rischio per il pericolo terrorismo, una recipiente di schiuma. Ma, e poi ancora discutere che io avrei torto. Ora, in tutto questo, quelli che dicono mi sei caduto in basso, e qui mi cadi in basso, caro mio, e qualcuno addirittura che dice se non ti stanno bene le leggi di questo paese, a Sgarbi, che andasse su Marte. Certo, su Marte sarebbero più logici perché il vostro cervello è come quello di questi che pretendono che tu conosca regolamenti senza darteli. Io ho un biglietto in cui non c'è scritto quando salgo in aereo, mi raccontano come mettere la cintura, fanno tutta una recita. Perché una recita anche non la fanno quando uno arriva dicendo non portate questo, non portate quello, non portate... anzi, potete portarlo nel bagaglio in stiva, ma non al bagaglio umano, perché in stiva è meno pericoloso. Ma non rompete i coglioni. Ma quello che più mi irrita è che qualcuno, invece di vedere il mio sfogo come un esempio di libertà per tutti, perché uno si possa fare la barba tranquillamente, io non mi sono accorto di niente, altrimenti prendevo la schiuma da barba e gliela buttavo contro perché facessero pulizia, perché in realtà è mia, l'ho comprata io questa schiuma da barba che vedete. E quello che non sanno quanti si mettono a dire che io non dovevo fare questa polemica perché le leggi, non sono leggi, sono regolamenti del cazzo! Regolamenti del cazzo! E portano via il bagnoschiuma, e portano via. Una ragazza mi scrive con l'aria altrettanto indignata, evidentemente non è pronta a piegare il capo come voi e come quelli che hanno fatto inutile polemica, dicendo quanti deodoranti per le ascelle vanno portato via. Tutto questo secondo voi è giusto? Ebbene, giusto non è. È una norma sbagliata, un regolamento sbagliato, un regolamento insensato. Ma soprattutto perché il furto è vero, in quanto quello che mi manca, e voglio dirlo perché mi sembra un elemento interessante, è questo. Le volevo informare che tutto il materiale sequestrato negli aeroporti, e lei, le posso garantire, come lei stesso immaginerà, che si tratta di quantità molto rilevanti, viene una volta l'anno rivenduto attraverso aste negli aeroporti. Quindi doppio furto. Quello che è mio e che mi sequestrano indebitamente, sulla base di regolamenti assurdi e comunque non comunicati, non c'è un altoparlante che dice state attenti, non portate questo, non portate quello. Viene rivenduto perché i soldi vadano agli aeroporti a guida di gente ladra e incapace. Ora, tutto questo mi piacerà, a me non piace, continuo, mi incazzo, mi faccio la barba tranquillamente a casa mia e non partirò più dall'aeroporto Catullo di Verona, partirò da altri aeroporti, non ho bisogno dell'aeroporto Catullo, dove vengono applicate regole. Poi avrei voluto che lo facessero, che spiegassero a me che quella schiuma da barba dove l'abbiamo messa non era trasportabile. Non mi era mai capitato. Come in un solo aeroporto al mondo ti capita che ti facciano togliere la cintura. Cosa fa la cintura? È pericolosa. Bomba, arma. Allora, se per tutta la vita la cintura non l'ho mai tolta, non la toglierò all'aeroporto di Cagliari. E se per tutta la vita non mi hanno mai portato via, neanche, evidentemente, vedendo la mia persona, hanno avuto, come dire, uno strano rispetto, contraddicendo i regolamenti. I regolamenti che mi piacciono tanto. Meglio su Marte. Mi farò la barba su Marte. Cari amici, servi, umiliati. Capre a cui piace tanto un ordine ridicolo. L'ordine ha senso quando è logico, non quando è imposto. Quello si chiama nazismo, si chiama dittatura, si chiama violenza, si chiama volontà di umiliare le persone con mortificazioni assurde. Se ti chiedono di umiliarti perché hai fatto un errore, è giusto.
E potresti anche reagire. Basti che non umiliarti quando non hai fatto nessun errore, vuol dire che sei un servo e che accetti una dittatura ridicola e grottesca rispetto a un pericolo che non c'è. Chiaro? Mi faccio la barba. Auguri.